Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece Pirate War 3 e siamo tornati operativi come sempre con la nostra rotazione di serie fisse. Ricominciamo il nostro diario dei sogni e per oggi dobbiamo utilizzare Magellan, Brook, Sabo, Tashigi, Usopp 2 anni dopo, Franky 2 anni prima e Zoro 2 anni dopo. Molti personaggi, per esempio Brook, Tashigi, Usopp e Franky, sono stati votati molte volte ma non ho mai potuto usarli, quindi credo che nel prossimo video, se verranno di nuovo votati, sceglierò questi, un po' per accontentare tutti ragazzi, mi sembra giusto far vedere i personaggi che tutti richiedono, per correttezza. Allora, tutti quanti volete vedere Sabo vs Isshow, quindi facciamolo. Eccoci qua, Fujitora. Vedo che tutti sono stati felici dello scontro a Dressrosa, che vogliono rivederlo. Quindi facciamo uno scontro fiero, Fujitora. Andiamo. Sì, non mi pestare i piedi col bastone, grazie. Eccoci qua, Fujitora, Mori e Teach. Va bene. Perché Mori e Teach? Allora, le monete ne ho farmate un po', ma non chiedetemi cosa. Ho farmato robe a caso, brutalmente. E poi, ok, possiamo aggiungere qualcosina, tipo la percezione. La percezione, eccola. Attacco Kizuna, ok. No, potenziamo il Kizuna Rush, così facciamo i grandi danni, perfetto. Eccoci qua, puff. Niente puff perché lui non è Trafalgar Law, ma fa niente, l'ha fatto comunque scomparire nel nulla. Eccolo qua, Fujo. Tiè. Attenzione ai sassi incredibili di Fujitora. Ok. Fattume. Vai Barba col Black Hole. Ah no, non è Barba Nera, c'è... No, aspettate, non sto comprendendo. È solo Mori o c'è anche Barba Nera? No, c'è anche Teach, ok. Non comprendo però. Ok, secchiamolo malissimo. Vieni qua. Vieni qua. Addio. Perfetto. Bene, questi piccoli lascio voi, io vado avanti. Ecco qua Brook. E negli alleati no. Abbiamo quasi caricato anche l'effetto eroe di Barba Nera, che non so cosa faccia, forse attacca e basta zone. Vediamo un po'. Non vedo nessun effetto. Barba Nera, che diavolo fa? Ah no, ma non è il potere dell'eroe, ok. Sì, è il potere dell'eroe. Sì, è il potere dell'eroe, va bene. Ok, mi sto confondendo leggermentemente oggi. Ma proprio appena appena. Ok. Strano proprio al nulla. Ecco qua. Ciao Jabura, mi servono le tue monete. Sta cosa è divertente. Questi capitoli pieni di gente della Slip 9. Questa cosa è divertente. Arrivo. Ah! Che è successo? Ho fatto anche un salto fichissimo all'indietro. Grazie Barba Nera. Grazie mille. No no no, fermi tutti, troppa gente. Troppa gente, troppi brutti tutti. Via, morite. Chi è? Mamma mia, la possanza di questo attacco, ragazzi. Abbiamo shottato Jabura. Abbiamo shottato Jabura e caricato Moria con un colpo. Cioè, la potenza di quell'attacco. E l'inutilità di questo, invece. Cioè, bello, per l'amor di Dio, ma ci prendiamo tutto in testa mentre facciamo quella cosa. No, non c'è nessuno a prendere, pattume. Ma non ho conquistato, perché non c'è nessuno? Eccoli qua. Fatto. Territorio più vicino qua sotto. Vado, vado. Sparo il Kizuna Rush. Vai! Ok. Quanto sei brutto, Moria! Mamma mia. C'è Brook? No, non mi hanno ancora dato Brook. Quanti Moria? Che spavento! Mamma mia! Quanti Doppleman? Mi
No, Barba Nera, allora, io non vedo. O Moria, non so chi fosse. Voi con la puzza nera, insomma, non vedo. Fate i bravi. Fate i bravissimi. Ecco qua. Sto iniziando a chiedermi se qua sotto c'è gente che non deve arrivare a destinazione. Sto iniziando a chiedermi questo. Andiamo ad eliminarlo, no? Fuggitore. Verso fuori. Ecco, quella dovrò fermare, vero? Esatto. Pattume sono dall'altra parte del mondo, tipo. Va bene, ok. Proteggiamo qua. E corriamo. Corriamo veloce perché falliamo la missione. Andiamo a fermare Fuggitore. Vergo, non ho tempo. Vergo, non ho tempo. Devo fermare Fuggitore. Lo intercettiamo sopra. Vai, vai, vai. Corri, corri. Sabo, corri tantissimo. Andate, Dappleman. Forza. Sono spariti, Dappleman. Porca miseria. Lo intercetto, lo intercetto. Vado, vado. È mio, ce l'ho. Forza, Sabo, corri. Corri, Sabo. Preso, preso, è tutto mio. È tutto mio. Preso, ok. La paura di non arrivare in tempo. Siamo arrivati appena appena, ragazzi. Piglia qua. Dannato. Yeah, maledetto. E vabbè, se magari sparavi più in basso. Ecco, magari lo colpiamo pure. Yeah. Brucia tra le fiamme dell'inferno. Ecco qua. Fatto. Dobbiamo correre a proteggere i nostri territori, però. Sennò qua è un casino. Non ho mandato gli alleati mai nella vita, Pattumio. Eccoli. Vorreste arrivare in campo, grazie. Io devo sparare il Kizuna. Grazie. Avevo proprio bisogno di gente da uccidere malissimo. Conquistato, perfetto. Ora dobbiamo andare qua sotto perché i nostri territori sono molto in pericolo. Ok, non ho un attacco speciale, veramente? Ma non l'ho usato. Perché non ho un attacco speciale? Akainu! Che ci fai qua? Vieni qua. No, fermo, fermo, fermo lì, Akainu. Che il tuo magma è sempre più possente del mio fuoco. A prescindere, purtroppo. Ok. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Che ci servono le Kizuna Kill. Attiviamo qua a fianco, ragazzi. Sono due territori con gente brutta da uccidere. Vai. Monolito. Yeah. Ma non l'ho preso. Ecco qua. Ma ancora non l'ha preso. Mi fai quella presa, Pattume? Vedi qualcuno. Ok. Avanzo, avanzo. Avanzo, avanzo. Quanta gente. Vai, Dappleman. Vergo. No, no, no. Fammelo superare, Vergo. Qua, qua, qua. Gira tutto. No, piano, gira tutto. Vai. Così copro tutta l'area. Preso. E conquistato. Yes. E abbiamo ancora... Ah, perché non abbiamo le kill? Ok, beh, ma le kill normali possiamo farle senza problemi. Ok, andiamo su. Qualche alleato da caricare? No, metteremo Brook allora, perché tra tutti... No, Ace, perché c'è Ace? Vabbè, faremo una cosa indolore per il povero Ace. Ecco qua, non soffrirai molto, promesso. Ecco fatto. Tieni. Te l'ho detto, sono stata gentile, dai. No, Ace non avanza verso Sabo. Ace è morto malissimo, poverino. Però non l'ho fatto soffrire, povero fratello. Volevo evitargli questo dolore.
Ah, pensavo... Ah, è Ace che fa lo scatto in avanti, lui salta in alto, è vero. Fa questa cosa fierissima, col calcio, tipo. Torna, torna, mi serve la protezione. Fatto uno. Ok. Questo territorio è mio. E abbiamo S. Ora vorrei sapere cosa devo fare proprio per finire il capitolo. Che di gente non mi pare di averne uccisa parecchia. Di gente. Trova il capitano dei giganti. Oppa, Tume. Vabbè, ci sono solo due territori. Stavo pensando che forse potrebbe anche non essere in un territorio nemico. Sapete, non ne sono sicura che vada solo nei territori nemici. Potrebbe non essere qua. Ah no, è qua, ok, l'ho preso. Tiè. Fatto. E ci terremo Brook per battere Isho alla fine. Tanto ormai abbiamo conquistato il mondo proprio. Cioè non abbiamo paura di nulla. Torna, torna, fiammetta. Ok, è rimasto un territorio soltanto. Abbiamo fatto la strage in questo capitolo. Grazie per l'affumicamento generale, grazie mille. Sì, Moria, tu fai i pisoli mentre noi facciamo tutto. Eccolo, è arrivato da qualche parte, non ho visto dove, Pattum. Eccolo là, visto. Non ci arrivi in questo territorio, è inutile che ci provi, non ci arrivi. Dov'è? Ma proprio mai ci arrivi. Ma proprio... Dov'è finito? Ah, ok. Ah, no, ho sprecato un attacco. Avrei potuto fare quello semplice. Non avevo visto la vita divisa. Va bene, ok. Divertiamoci, Isho. Divertiamoci. E lo uccideremo appena si alza, con calma, con calma, no, ma tranquillo, Sì, sì, tranquillo. Ma cosa sta facendo? Perché non si alza? Fujitora! Si è addormentato, svegliatelo, Fujitora! Fujitora! Ah, ok, eccolo. Non si alzava più. Faceva il finto morto. Ha detto, se sto fermo qui magari non mi vedono e se ne vanno via. Grazie, grazie, applaudetemi tutti, grazie. Sia vivi che morti, guarda, zombie e persone vive che mi applaudono, guarda che belli che siamo. Grazie mille. Ok, abbiamo sbloccato Fujitora, perfetto. E abbiamo anche aperto le altre isole, diciamo. Però io ora mi muoverei verso il signor Moria, perché anche le sue monete, diciamo, non sono proprio così belle da prendere. Quindi se lo sblocchiamo posso utilizzarlo e sbloccare le sue monete. Allora, vado a cambiare personaggio e torno e faremo quest'isola. Eccoci qua, l'altro personaggio che mi avete chiesto di utilizzare era Magellan. Lo utilizzeremo per fare quest'isola e cercheremo di ottenere in fretta il signor Moria, perché ho bisogno veramente di tante monete che non posso ottenere perché non ho i personaggi. Quindi vediamo di spicciarci, ne ho bisogno. Albida, ma riuscirò mai a fare un capitolo, un video di Pirate Warrior senza Albida tra le scatole? Porca paletta. Allora, esperimento pubblico, forza dell'eroe, elegante percezione, va bene. Cresci con Barry, no, usa monete, l'ho già fatto, ok, andiamo. Magellan a base, a livello base Magellan è veramente debole, bisogna mettere i due potenziamenti, ce n'è uno di Caesar e uno di Magellan che potenziano appunto gli attacchi contro la gente avvelenata. In questo modo riusciamo ad ottenere un personaggio abbastanza forte, altrimenti è veramente
noioso da utilizzare, fa un danno ridicolo. Cioè, con gli attacchi fisici fa male, però per esempio con questi attacchi non fa male per nulla. È veramente ridicola questa cosa. Che Magellan è forte comunque. Ho capito che vogliono bilanciare, ma che potenzino meno le abilità piuttosto, ma fare un personaggio così debole come Magellan non mi sembrava proprio il caso. Però è bello vedere come hanno differenziato i danni, cioè proprio l'attacco velenoso, quello che utilizza l'idra fa meno male, quello che utilizza i cazzotti fa comunque male. È bello vedere questa cosa. Non è solo un depotenziamento generale, hanno anche pensato un attimo quali attacchi potenziare e depotenziare con l'utilizzo dell'abilità, diciamo, apposita. Ok, tu devi crepare, perfetto. Andiamo qua, conquistiamo qua. Tanto dobbiamo solo fare 500, avevo letto 1000. Ok, allora è tutto quanto easy. Che belle che sono le idra di veleno, che sono un casino. Sa, usiamolo subito, va. Il signor Smokero. Bello, guardate che bello. Ah giusto, così invece possiamo mettere tipo un'idra che fa da Gatling vivente. Guardatela, guardate l'idra. È fichissima. Questa continua così fino a che non si esaurisce il tempo, diciamo. Ha un tempo limitato di permanenza e continua a sparare roba finché non esaurisce il tempo di permanenza. È bello da utilizzare Magellan, veramente molto. Ora abbiamo un altro alleato, sì, Marco la Felice. Mentre non so chi sia quel puntino là in alto, ma... Oh, Bellamy! Tu verrai purgato malissimo, lo sai? Dove sei? Eccolo! Vieni, vieni! Tieni, questa è tutta tua! È tutta tua! Ecco qua! Ecco qua. Che belle sono le idra. Albida! Non l'avevo vista. Mentre Marco mi sta curando perché ha attivato il potere dell'eroe. Ottimo. No, allora, tu non hai compreso che nella vita non devi toccare me. Tu non hai compreso nulla della tua esistenza. Perfetto. Si impari a colpirmi. Vieni qua. Signorina Albida, venga qua. Perfetto. Sparisca dalla mia esistenza, grazie. Ok. Mamma mia, il casino, il bordello velenoso che stiamo facendo, ragazzi. Perfetto, il capo del posto però era dalla parte opposta, ma fa niente. Forse lo colpiamo lo stesso, però. Non so se l'ho colpito. Sì, l'abbiamo colpito. Ok, andiamo a aiutare Kurova. Quell'essere inutile. Prendiamo Marco. Spazio, non ho tempo, torno dopo. Sarò ragionevole, per ora mi ritiro, giusto? La cosa più saggia che tu possa fare. Signor Lucci, venga qua. Pigli qua. Ecco fatto. Ok. Ah, questo territorio. Ok, è conquistato. Bastava battere Lucci. Però non copre tutta l'area che copre il veleno. Cioè, quegli alati non li ho feriti, nonostante il veleno li abbia colpiti. Questa cosa fasullissima, perché? Okay. Kuro, ma perché Kuro deve sempre essere quello che poi tradisce? Che palle. Sottoposti nascosti. Mo vi secco tutti, venite qua. Sottoposti nascosti dei miei stivali, venite qua. Così imparate a seguire Kuro nei suoi tradimenti slealissimi. Maledetti. Maledetti. Kuro l'inutile, cosa mi combini mai? Dove sei? Vieni qua.
C'è un Magellan incacchiatissimo per te, eccolo qua. Maledetto Kuro e i pirati di Kuroneko. Maledizione a voi. Imparate a non tradire i vostri amici, Patume. Maledetti. Soffrite malissimo. Cosa vi odio. Ecco qua. Ecco fatto, purgati malissimo. Vediamo se riusciamo ad arrivare là. Credo di no. E invece... ah, per un secondino. C'eravamo quasi. Ok. Salverò Vergo. Perché Caesar l'abbiamo già provato, giusto? Vergo, vai via. Vergo, vai via. Cerco Caesar io. Signor Caesar, vediamo chi è più velenoso. Venga qua, venga qua. Venghi, venghi lei, venghi. Ecco fatto, prenda qua. Avete visto quanto meno danno gli abbiamo fatto però? Spero che sia perché è velenoso e quindi meno debole al veleno. Sarebbe una cosa bellissima se fosse questo il motivo. Ah no, sconfiggi Vergo e compagnia, quindi non devo scegliere. Ok. Signor Vergo, io ci ho provato a salvare la vita, ma purtroppo non posso farlo, mi spiace. Muoia malissimo. No, no, non si inalberi, muoia e basta. Non si inalberi, muoia e basta, perfetto. Perfetto. Fatto, Garpy. Fatto, ecco qua. Andiamo a conquistare l'ultimo territorio. Questa corsa lentissima. Tra l'altro. Ah, ok. C'è caldo, poverino. Pensavo facesse qualcosa tipo che gli faceva male alla pancia. Generalmente Magellan gli fa sempre male alla pancia. Poverino, tutto sto veleno è comprensibile. Dove siete tutti? Garpino, però io ho già caricato il buon Marco la Felice, che chiameremo subito. Ecco qua. Dove è apparso? Ah, dalla parte opposta dell'universo, tipo, perfetto. Corri, 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 corri. Corri, corri. Ci arriverò mai prossimo. Io lo disattivo, esatto. Dovrei mantenere un po' di carica, in teoria. E magari, facendo una cosa del genere, potrei anche ricaricarlo subito. Magari. No. Ci ho sperato per un istante, ma va bene così. Chi è il boss? Hannibal. No, vabbè. Magellan contro Hannibal. Beh, ci sta, ci sta. Hannibal ha sempre cospirato alle spalle di Magellan, in effetti. Ci sta tutto. Vai, Marchito. Ma avvelenati, maledetto. Maledetto. Ma oh. Ma oh. Maledetto. Pattumello, muori. Ok. Fate bene a tremare. Quanto è alto Magellan? Perfetto. Con quali piedini piccoli poi. Bene bene. Ecco fatto. Allora, nel prossimo episodio dovremo difendere un'altra signorina, ma basta queste signorine, basta le signorine, perché tanto sarà Albida, già lo so che è Albida. Comunque, nel prossimo episodio faremo questa isola e questa a fianco sempre a destra. Come sempre vi ricordo che state vedendo i personaggi selezionabili, lasciate un commento sotto con scritto quelli che vorreste vedermi utilizzare nel prossimo episodio. Vi chiedo inoltre di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.